Ciao amici, bentornati sul canale Giornali del Popolo Italiano. Mirta Merlino è stata accusata dai lavoratori della 7 di un atteggiamento tirannico nei loro confronti. Ma cosa è successo? Mirta Merlino conduce da oltre 10 anni l'aria che tira, ma qualcosa potrebbe presto cambiare, la 7 rischia di imbattersi in un caso davvero articolato e spinoso. Nello studio del programma condotto dalla nota presentatrice, infatti, il clima non è dei migliori. Un comunicato sindacale, inoltre, ha fatto sapere che molti dei lavoratori presenti abbiano segnalato dei comportamenti, incivili e maleducati, da parte della Merlino. Ma cosa è successo? Leggi anche, Giulia Salemi lascia il GF VIP per andare in Rai? L'indiscrezione fa discutere. Nuovo programma in arrivo. Mirta Merlino accusata dai lavoratori della 7. A quanto pare Mirta Merlino avrebbe un atteggiamento dispotico nei confronti dei lavoratori del programma della 7, tanto che la rete ha informato tramite un comunicato sindacale cosa potrebbe succedere a breve. Le segnalazioni contro la conduttrice sarebbero moltissime e lamenterebbero tutte il comportamento incivile della stessa. Ma cosa succede nello studio dell'aria che tira? Il comunicato sindacale Mirta Merlino, a quanto pare, usa nei lavoratori di La 7 un comportamento maleducato, influenzando il prolungamento o l'accorciamento dei contratti del personale, condizionando anche le turnazioni dello staff interno, adducendo motivazioni che non si confanno con il lavoro in senso stretto. Insomma, davvero un gran caos. Ecco cosa leggiamo nel comunicato sindacale ufficiale, ma non è finita qui. A quanto pare, a gettare benzina sul fuoco ci ha pensato anche Dagospia. Il noto portale ha riportato sul sito alcuni rumors, mai confermati, di cui Mirta Merlino si è resa protagonista. Ecco cosa leggiamo, la situazione fra le mura della 7 è davvero così tremenda? Se così fosse, comunque, la giornalista e conduttrice secondo i lavoratori del canale dovrebbe essere punita per via del suo comportamento tirannico nei loro confronti. Cosa succederà ora? Non vediamo l'ora di scoprirlo. Seguici su Instagram cliccando qui. E infine, grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante altre interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.